C'è una questione, Peter, che mi colpisce. Mi faceva giustamente ricordare nel break, mi ricordava Riccardo Maggi. Quanto guadagna un consigliere comunale a Roma? 1.700 euro al mese. Quanto costa una campagna elettorale di un consigliere comunale a Roma? 60, 70, 100.000 euro. C'è un problema. Finanziare queste campagne elettorali, usare gli appalti, usare il potere in mano all'amministrazione per prendere i soldi e finanziare queste campagne elettorali. Regole. Ci sono un sacco di paesi, una volta c'era anche da noi e nessuno la rispettava, si stabilisce un tetto. Chi spende un centesimo in più è fuori. Allora, signori, qua loro stanno parlando, pulizia, rivoluzione, tutto il resto. Poi rimaniamo ai fatti. Qual è stata la prima reazione della classe politica il giorno dopo questa operazione? Si è vista in Senato. Votavano la richiesta di autorizzazione d'utilizzo all'intercettazione telefonica di due parlamentari sotto inchiesta, uno accusato di essersi rubato 150 milioni di euro, truffa ai danni dello Stato, con Casson, relatore, che dice le intercettazioni vanno, mi lascia parlare, poi replica, con Casson, il loro relatore, mi lascia parlare, Orfini, capisco che lei si vergogna e alza la voce e cerca di parlarmi sopra, se adesso me lo lascia raccontare giudicano i telespettatori. Giudicano i telespettatori, richiesta di utilizzo di intercettazioni nei confronti di Azzolini, NCD, membro della maggioranza. Casson dice si possono utilizzare, tutto regolare, il PD vota contro, le intercettazioni non verranno utilizzate, il signore probabilmente, nonostante che a Molfetta abbiano buttato via 150 milioni di euro, truffa ai danni dello Stato, che sono state fatte i senatori Orfini, mi lascia parlare, calma, io parlo, mi contraddice, allora, facciamo una cosa, lei è un piccolo arrogante, mi lasci parlare, finisce l'intervento Gomez, poi sentiamo Orfini spiega la sua, si fa così, richiesta di utilizzo di intercettazioni nei confronti Papania, PD, accusato di corruzione, l'aula vota contro, tutti d'accordo e si ritorna in giunta. Cosa succede inoltre per dare il quadro completo della situazione? Si era molto avanti per riformare la legge anticorruzione in commissione, interviene il governo e dice più di tre mesi fa fermatevi che interveniamo noi, persino Grasso che l'aveva proposta protesta e la legge anticorruzione è ancora lì ferma. Cosa succede? Avete fatto una campagna di mesi sull'autoriciclaggio, dimmi se sbaglio. Esatto, avete approvato una schifezza. No. Ah, certo, avete detto che non avremmo mai approvato una legge sull'autoriciclaggio. Allora vi spiego cosa hanno approvato. Se io riciclo i soldi di Formigli, vengo punito più gravemente di quanto non avvenga se riciclo i soldi miei. Ma le pare logico, questo dice la legge. Sì, vabbè. Quindi il senso è, parlano ma non hanno fatto abbastanza per combattere la corruzione se mi lasciasse parlare, il senso è che c'è un problema che riguarda non tutta la politica ma molti esponenti politici che sanno benissimo che la politica si finanzia in questa maniera. Abbiamo visto lo scandalo Expo, abbiamo visto lo scandalo di Venezia, del Mose. Chi ci abbiamo mandato a occuparsi dell'Expo? Signori, avete messo Cantone con l'attuale legislazione, hanno tutti voi dovevate aumentare le pene massime per la corruzione, ma lei sa quanti sono i detenuti, abbiamo votato una legge che si chiama legge Severino, che come sa ha inasprito notevolmente le pene sulla corruzione. Quella legge prevedeva la presenza, non è vero, che un lavoro di controllo lo facesse l'Authority per la corruzione, che era bloccata. Orfini, questo governo a febbraio c'erano 11 detenuti in Italia per corruzione. Cantone. Capisco che dicendo queste cose vendi giornali, ma le vendi in un modo che a me fa schifo. Un dato, a febbraio dello scorso anno su 60.000 detenuti in Italia ce n'erano solo 11 per corruzione. Questo conseguenza delle loro leggi. Scusa, la legge che non vogliono toccare. Ma cosa dici? Ma come ti permetti?
Ma cosa dice? No, mi permetto. Calma. Orfini, mi permetto, ribadisco. No, non ti permetto. Stanno approvando una legge, hanno approvato. Allora, in terza lettura. Gomez, è passata una legge per rendere praticamente Cantone, impossibile scusate, la custodia. Scusate, ci sarà una verità oggettiva su quello che state dicendo? Il non va bene. Cantone non va bene, nessuno nulla. Lo critica. Perché se è vero allora, quello che dici allora scusate, facciamo una cosa. L'ultima notizia mi taccio. Criticata anche dal procuratore Pignatone. Notizia. Stanno approvando, siamo in terza lettura, deve andare in quarta, la riforma della custodia cautelare. Sì. Con questa riforma sarà praticamente impossibile arrestare qualsiasi colletto bianco. Non lo dico io, l'ha detto il procuratore di Roma. Ho capito, ma il procuratore di Roma può anche dire una cosa sbagliata, eh? Perché voi l'avete detto giusto sulla legge. Fino adesso ci avete non è che tutti i procuratori vista, non è che fino tutti, adesso no, l'avete no, beh, non perché, lei ma anche loro perdonami Gomez non è che c'è l'infallibilità ex cattedra del procuratore di Roma, quella ce l'ha solo il Papa. Allora scolari non li posso io ho votato contro allora, ragazzi non selezionano la classe dirigente, non li vogliono mandare in galera. Così. Non ma votano il sequestro dici? Dei beni per i corrotti e poi pensano di avere anche ragione. Ma siete più che arroganti Gomez, ma cosa dici? Allora, un attimo, no, scusate, vorrei siccome... Oh, un attimo, ora Peter, posso fermarti adesso? Hai detto le tue cose.